Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e il primo ospite del nostro mercoledì sportivo è un ospite, come dire, è un ospite più che prestigioso, è un ex campione del mondo del calcio, giocatore che insomma dette una lezione in collaborazione ovviamente con i suoi compagni, ma nell'82 fece strillare a Nando Martellini poi campioni del mondo 3 volte, avrete capito, è Paolo Rossi che... Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Sai che il titolo di campione del mondo non si perde mai. Certo, e ci mancherebbe, e lo si porta nel cuore. Io dicevo ex nel... Prego, scusi. Sempre campione del mondo. Certamente, e poi insomma nell'82 avete dato una gioia, è stato un qualcosa di irripetibile, veramente. Irripetibile davvero, perché quel mondiale è entrato un po' nel cuore di tutti gli italiani. Per come si sono svolte anche le partite, per le vicissitudini, perché forse era anche un po' inaspettata, insomma tutto un iter che ha fatto di quel mondiale una cosa straordinariamente storica. Sì, ma poi diciamo il percorso che avete fatto, cioè non è che avete proprio battuto squadrette, cioè, adesso voglio dire Argentina, Brasile, e poi in finale avete, come suol dirsi, asfaltato la Germania, cioè voglio dire insomma un'impresa che resterà per sempre, penso, negli annali del calcio italiano, cioè, e con questo è giusto ricordare anche colui che vi guidò a quella bellissima impresa, che purtroppo non è più tra noi, ed è il commissario tecnico Enzo Bearzotto, no? Sì, è stato un allenatore straordinario, un uomo incredibile che con i valori che lui teneva dentro, per lui i ragazzi, i suoi giocatori erano davvero tutti i suoi figli, e come tali ci ha trattato sempre. Certo, di una grandissima umanità, ma è stato soprattutto un grande tecnico. E io voglio ricordare ai nostri ascoltatori le splendide parole, adesso non le leggo perché non è il caso, però lei ai funerali del suo grande tecnico insomma lo ricordò con parole veramente molto molto toccanti, e questo le fa immensamente. Ho solo detto quello che lui si meritava, cioè credo, mi piace ricordarlo sempre perché è stata una persona davvero straordinaria e speciale, un uomo un po' fuori dal comune, di quelli che oggi si fa veramente fatica a trovarne, era un uomo dotato anche di molta cultura, amava parlare un po' di tutto e non soltanto di calcio, e con lui io ci ho vissuto 10 anni e con lui mi sono incrociato praticamente con il destino, i nostri destini davvero hanno viaggiato un po' in parallelo, certo. Sì, perché lui è stata un po' la mia fortuna e io sono stato la fortuna sua di lui. Certo, perché lei allude chiaramente alle grandi polemiche, cioè contro tutto e tutti, Bearzotto lo volle con lui, con la nazionale, ai mondiali dell'82, questo bisogna ricordarlo, nonostante le grosse, io me lo ricordo perfettamente perché c'ho più, insomma, sono leggermente più anziano di lei, però ricordo perfettamente quelle polemiche feroci che sorsero in quel periodo, e Bearzotto, schierandosi contro tutto e tutti, volle portarla ai mondiali e lei lo ripagò diventando anche il capocannoniere di quei mondiali, perché Paolo Rossi segnò 9 gol in quel... Quel mondiale lì per me è stato una cosa straordinariamente felice, che ha come dire, segnato un po' il destino di tutta la mia vita, perché poi in un mese sono diventato campione del mondo, capocannoniere, ho vinto il pallone d'oro. Sì, e lei nell'82 è stato un anno, penso, che lei ricorderà. Irripetibile. Cioè, e io voglio precisare una cosa, che praticamente solo 2 giocatori, l'altro è Ronaldo, che nello stesso anno avete vinto mondiale, titolo di capocannoniere della competizione e pallone d'oro, quindi insomma un'impresa mica da ridere, cioè, voglio dire, cioè, quindi di nuovo complimenti, anche se sono passati ormai tanti di quegli anni, ma non si può non parlare di quella grandissima impresa. Allora, adesso prima di parlare dell'attualità e del calcio giocato, io vorrei ricordare che Paolo Rossi, che attualmente è commentatore per il calcio nelle reti Mediaset, lui nel marzo di quest'anno ha presentato praticamente con una conferenza stampa
a Perugia, ha presentato la Paolo Rossi Academy, che non è altro che una scuola calcio praticamente, una scuola calcio che però viene anche integrata da istruzione, cioè istruzione e pallone, cioè ecco, si studia e si gioca. È una scuola calcio che praticamente è dedicata a ragazzi tra i 13 e i 21 anni, se non vado errato, e praticamente... Ecco, e praticamente in questa scuola calcio, che sarà sponsorizzata, ed erano presenti praticamente alla cerimonia di presentazione gli sponsor che voglio ricordare in questa sede, che sono la Fidia Farmaceutici, c'era poi il dottor Paoli della direzione marketing della Banca di Vicenza e praticamente lo sponsor tecnico che è il Lotto. E devo dire che è diciamo una scuola, poi adesso lei ce ne parlerà più dettagliatamente, diciamo è un po' sull'esempio dei college americani, no? Dove praticamente si studia e nello stesso tempo si sviluppano delle conoscenze sportive. Nei college americani, i famosi college, da dove vengono fuori grandissimi campioni del, tanto per fare esempi, nuoto, basket e così via. Quindi ecco, lei ce ne parli adesso lei un attimino con qualche particolare in più. Io posso permettermi ancora di aggiungere che praticamente sarà aperta anche a persone straniere, quindi ho letto, lessi in occasione della presentazione, che praticamente con particolare riguardo a ragazzi di Indonesia e Cina. Però lascio a lei la parola per presentare meglio questo tipo di Academy. No, esattamente quello che avete accennato adesso. Sostanzialmente la Paolo Rossi Academy è una scuola di calcio internazionale, a poco di nazionale. Noi accogliamo tutti i paesi provenienti da tutte le parti del mondo. La scorsa settimana ero lì sul campo e c'erano 70 ragazzi provenienti da tutte le parti, cioè dal Venezuela, da Panama, dal Canada, dalla Cina, dall'Australia, dalla Germania. Da noi arrivano tutti i ragazzi di tutte le razze, con la possibilità appunto di frequentare la scuola calcio. Quindi noi abbiamo degli ottimi tecnici, bravissimi tecnici, che cercano di valorizzare e di insegnare calcio sotto tutti gli aspetti. Più ovviamente Perugia è una città ideale perché si frequentano le scuole, quindi i ragazzi vengono lì e ci stanno 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, e hanno la possibilità di frequentare la scuola. La scuola c'è l'università per gli stranieri. L'università per gli stranieri, appunto, sì, di Perugia. Sì, c'è l'università per gli stranieri, e poi noi abbiamo tutta l'organizzazione, per cui da noi hanno di che li accogliamo in strutture organizzate sotto tutti i punti di vista. Quindi da noi dormono, mangiano, hanno i tutor, abbiamo i pullman che li portano, che servono per gli spostamenti. Insomma, una vera organizzazione da college, e devo dire che siamo estremamente soddisfatti per come sta andando, perché i ragazzi arrivano, più o meno l'età dei ragazzi sono dai 14-15 anni fino ai 20 anni. Questa è un po' l'età. Sì, l'età, diciamo. Sì, questo è vero. No, e poi come Paolo, e come appunto avevo accennato, diciamo è una bellissima iniziativa, perché è fatta appunto sull'esempio dei college americani. Io, come ho ricordato, da quei college in America, adesso gli americani col calcio masticano un po' meno, però da quei college vengono fuori veramente dei campioni eccezionali. Si dice sempre, loro sì sono bravi perché hanno i college e quindi hanno ampia scelta, poi le varie federazioni hanno scelta per il nuoto, per il basket, vengono fuori dei fuori classe. E l'augurio che io posso fare alla sua iniziativa è che anche dalla sua Academy possa venire fuori un nuovo... Chiedere un nuovo Pablito forse è troppo, perché insomma Pablito è uno e ce lo teniamo stretto, sì. Anche se ne uscisse uno al 70-80% andrebbe bene lo stesso, no Paolo? Andrebbe benissimo. No, fra l'altro ci sono dei ragazzi davvero ottimi. Adesso in questo momento abbiamo anche 30 ragazzi provenienti dalla Corea del Nord. Sono tutti ragazzi selezionati che fanno parte della nazionale under 15, ma sono bravissimi. Ce ne sono due o tre in particolare, veramente sono
già appetibili da società importanti, già sono venuti a visionarlo da società tipo Liverpool, Manchester United. Sì, ci sono già capitati ragazzi che hanno davvero qualità. Da noi crescono, stanno bene, noi abbiamo delle professionalità importanti, perché da noi il calcio è una cosa importante, quindi gli allenatori che noi abbiamo sono tutti selezionati, sono bravissimi, insegnano benissimo, abbiamo preparatori, abbiamo di tutto, per cui io mi auguro davvero che nei prossimi anni possa uscire diversi giocatori importanti che faranno carriera. Certo, ecco, ma prego. Giorgio, posso? Certo. Sì. Prego, prego. Ciao Paolo, sono Giacomo. Volevo chiederti quali sono i consigli che dà Paolo Rossi campione a questi giovani emergenti? Che consigli si sente di dare? Ma il consiglio principale è quello che ai giovani di divertirsi soprattutto. Lo sport, il calcio è divertimento e lo devono fare naturalmente con passione, perché quella è la passione, quella che anima voi tutti quanti. Ma poi non ci devono essere preoccupazioni ulteriori. Dobbiamo fare il calcio che deve essere fatto un po' con gioia, soprattutto da ragazzi, e non con l'idea di essere già dei professionisti a 13 anni. Quello non dobbiamo chiederlo a questi ragazzi. Poi lo diventeranno piano piano, se avranno le qualità, quando incominceranno ad avere 16-17 anni, il professionismo verrà in automatico. Ma dai ragazzi devono soprattutto distribuire un po' la mente a quello che è il calcio, cioè non farlo diventare una cosa importante di quella che è, perlomeno nella fase iniziale. Questo è quello, il consiglio che io do a tutti. Poi naturalmente serve la volontà, l'applicazione, insomma tante altre qualità che uno deve avere naturalmente, ma all'inizio davvero va fatto proprio per sport. E questo detto da uno come Pablito, che lasciò la sua Prato a 16 anni per venire a Torino, insomma è valido. 16 anni è già un'età in cui già insomma si riconoscono i calciatori, ecco, cioè sì. Si riconoscono sostanzialmente quelli che potranno un giorno davvero ambire a qualcosa di importante. Prima è difficile, è un po' difficile, anche se già i ragazzi a 12-13 anni, quelli bravi naturalmente si vedono, si colgono subito. Diciamo in mano a gente esperta, con l'occhio clinico come suol dirsi, insomma le qualità si notano subito, cioè insomma il campioncino lo si vede, quello che chiaramente, come ha giustamente ricordato lei, senza montarsi la testa, senza caricarlo di responsabilità che a quell'età non sarebbe in grado di poter sopportare ovviamente, no? Perché poi vediamo che anche nell'attualità di oggi giocatori, ecco io faccio un nome per tutti, insomma Balotelli è un personaggio un po' atipico, no? Calciatore che ha avuto la fortuna di poter esordire da giovane, però poi quando sei un po' abbandonato, non sei ben seguito, lei mi insegna che purtroppo i miliardi sui conti correnti a 18 anni, 19 anni, se non hai vicino persone che ti curino, che ti indirizzino e che insomma non ti facciano montare più di quello che è la testa, e poi guardiamo appunto, io ho fatto l'esempio di Balotelli, senza voler per carità entrare nel merito specifico, però poi si privilegiano altre cose che con lo sport, con il calcio in particolare, non hanno niente a che fare, no? Cioè, lei penso sia d'accordo con me su questa... Sì, sono d'accordo, ma io credo che sostanzialmente il calcio si può insegnare divertendosi, cioè, non è necessario avere da subito una collocazione, una preparazione mentale a quello che potrà essere il professionismo dei domani. Ragazzi, dobbiamo necessariamente farli divertire, ed è questo un po' lo scopo iniziale, ma facendoli divertire si insegnano molte cose. Certo. Però quello è un po' il segreto, insomma, ecco, di non annoiarli e di non renderli subito professionisti da piccolini. Giusto. Però giustamente poi noi cerchiamo anche di dare insegnamento da un punto di vista morale, ovviamente, perché quello va di pari passo, cioè va insieme. L'educazione è una cosa alla quale noi ci teniamo molto, il rispetto, il gruppo, il fatto di vivere e convivere insieme ad altri,
sono tutte cose che si acquisiscono stando insieme, e noi cerchiamo di metterli sulla buona strada, naturalmente, di dargli quei valori necessari che poi dopo si ritroveranno per tutta la vita. Certamente. Io vorrei che lei spendesse due parole anche in questa sede con un'altra, nei confronti di un'altra persona che lei ha sempre dichiarato a cui deve molto, all'allenatore del Vicenza dei Miracoli. Lei ha sempre ricordato che Fabbri praticamente per lei è stato un maestro importante, no? Giovan Battista Fabbri per me è stato come un padre in senso assoluto, perché è lui che mi ha fortificato, che mi ha lanciato sostanzialmente, che mi ha inventato nel ruolo, perché io sono arrivato a Vicenza che avevo 20 anni e sono arrivato giocando sempre da ala destra. Certo, da ala, sì. Fila, sì, delle giovanili della nazionale, ho fatto la nazionale minore, sono under 21, giocando sempre tornante alla destra. Fu lui che intuì in me delle qualità diverse e mi spostò da ala destra a centravanti, giocando in attacco proprio. E quindi ebbe una felice intuizione. Dopodiché direi più che felice, cioè, insomma, il Vicenza dei Miracoli arrivò secondo in un campionato, nel campionato 77-78 era veramente molto complicato e difficile, insomma. Certo. Arriviamo sì, attraverso una serie di combinazioni, se vogliamo, di giocatori che si integrarono alla perfezione, ma lui ebbe gran parte di questo merito, perché riuscì a far coesistere tutti e a dare un gioco straordinariamente bello. All'epoca si parlava di calcio moderno, di calcio. Aiutato forse in questo, Paolo, aiutato forse anche da una piazza tranquilla, no? Una cittadina tranquilla dove c'era la possibilità di lavorare bene senza quelle pressioni che molte volte possono causare danni, o sbaglio? No, sì, no, è così, perché le società di provincia, le cosiddette società piccole, quelle che vivono nelle città piccole, insomma, le cosiddette società di provincia, hanno la possibilità di vivere tranquillamente, serenamente, e di non avere quelle pressioni che invece ci sono nelle società importanti, nelle città come Milano, Roma, Napoli. Sono città dove naturalmente non si concede molto e non si dà soprattutto molto tempo per lavorare agli allenatori. Oggi, tanto per rimanere un po' nell'attualità, già oggi, in questo momento, già ci sono 4-5 allenatori, dopo appena 7 giornate del nostro campionato, sono già messi in discussione. Fino a due domeniche fa c'era Garcia della Roma che era messo in discussione, Mihajlovic è un altro allenatore in discussione, Iachini del Palermo è già in discussione, Delio Rossi del Bologna è già in discussione, l'allenatore dell'Udinese si parla già di Colantuono che possa cambiare. Ci sono già 5 allenatori dopo 7 settimane, e oggi c'è una pressione tale nel calcio che non si dà più proprio il tempo necessario all'allenatore di costruire la squadra, di far capire, se vogliamo, anche un po' i suoi metodi. È diventato difficile, cioè, il nostro è un campionato difficile, ma difficile proprio anche nella cultura, soprattutto da parte degli allenatori. È così, in Italia purtroppo è così. E poi, come ha detto giustamente lei, in grandi piazze che lei ha giustamente citato, come possono essere Milano, Napoli e Roma, e si passa con una facilità impressionante dalle stelle alle stalle. Cioè, oggi sei campione e domani sei un brocco. Cioè, veramente c'è una pressione che non aiuta. Cioè, vediamo anche Mihajlovic lì con il Milan, che adesso di nuovo tutto in discussione, Inzaghi meglio di Mihajlovic. Cioè, voglio dire, cioè, questo non aiuta. Adesso, indipendentemente poi ovviamente dai meriti o dei meriti dell'allenatore, non si dà proprio tempo di poter lavorare, cioè di plasmare una squadra. Sarri a Napoli, le prime giornate, oddio, chi ha preso il Napoli? Sarri, Empoli era una cosa, e adesso Sarri viene votato come un tecnico assolutamente di grandissimo valore, come è giusto che sia. Il Napoli viene votato da tutti gli allenatori come maggiore pretendente allo scudetto. Veramente non c'è moderazione nel calcio di oggi, ecco. No, da noi purtroppo non è così. In altre nazioni c'è un tipo di cultura diversa, soprattutto sugli allenatori. Facciamo l'esempio dell'Inghilterra. In Inghilterra ci sono allenatori che sono al comando del
fanno i manager delle squadre da moltissimi anni, pur non avendo mai vinto niente. Faccio l'esempio dell'Arsenal. L'Arsenal sono, credo, qualcosa come 10-12 anni che non vince assolutamente più niente, pur essendo una società tra virgolette ricca, che investe, che compra l'allenatore. E da 12 anni Wenger è lì al comando della cosa senza che nessuno, sì, ogni tanto qualche critica viene mossa, ma sarebbe impensabile dalle nostre parti qui in Italia che un allenatore possa stare in una società per 12 anni in una società importante senza mai vincere niente. Sì, sì, esatto. È una cultura del calcio veramente diversa, cioè dalla quale dovremmo prendere un grosso esempio. Purtroppo qua da noi ci sono 3 quotidiani sportivi, Paolo, che scrivono tutti i giorni e debbono scrivere. Poi in alcune piazze, in questo caso cito Roma, ci sono le radio dove si parla 24 ore su 24. Ah, certo. È una cosa che veramente difficile, molto molto difficile. E purtroppo i media, in questo caso io alludo anche appunto a coloro che parlano queste radio, dovrebbero anche rendersi conto che quando hanno un microfono tra le mani parare certe sentenze, poi non tutti sono intelligenti nel capire quello che si vuol dire. Sul tifoso hanno una grossa presa e quindi si scatenano delle diatribe che purtroppo non fanno bene al calcio italiano, e di questo ne sta risentendo anche la nazionale, che ovviamente è quella che è in questo momento, no? Cioè, ecco, appunto. Guarda, se vogliamo fare di quanto stiamo parlando, se vogliamo fare un esempio molto importante e palese, prendiamo la Juventus. La Juventus è una società cosiddetta modello per tante cose, è una società dove non esce mai fuori niente, non ci sono polemiche. Non sì, i famosi panni sporchi si lavano in famiglia, Paolo. Sì, esatto, durante la settimana difficilmente ci sono storie importanti da raccontare, si tiene tutto sotto controllo. E poi devo dire, insomma, che la città sicuramente aiuta a vivere in un certo modo, perché Torino è già una città in cui c'è un po' di distacco dai giocatori e dai calciatori, lì vivono molto più tranquilli, serene rispetto a Roma, visto che abbiamo parlato della Roma. Insomma, sono ambienti veramente molto più difficoltosi per vivere e per gestire, insomma, le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Fare calcio in alcune città appunto è molto più complicato che non in altre. Certo, ma poi diciamo, io oltretutto, anche se sono romano, io però vivo da diversi anni qui a Torino e confermo in pieno quello che lei ha detto, cioè qui il calciatore esce per strada, non lo ferma nessuno, cioè nel senso, cioè, per carità, non perché i tifosi non siano vicini alla squadra, però c'è una pressione nettamente inferiore. Ma poi anche quando capitano episodi chiamiamoli un po' così spiacevoli, l'ultimo è successo proprio qui nella Juve con l'incidente automobilistico che ha avuto Cáceres, il difensore della Juventus, al quale è stata ritirata la patente perché con la sua Ferrari, diciamo, in una sera in cui era libero, insomma, era un po' alticcio, diciamo così, ha avuto un incidente. Però la notizia è stata riportata, c'è stato il comunicato stampa della società che ha detto il giocatore va fuori squadra, poi però basta, cioè, non è, fosse successo a Roma, io non so cosa sarebbe accaduto, cioè, sarebbe stato. Ecco, e questo è molto importante, cioè, perché altrimenti, del resto, guardi, glielo dice uno che, essendo romano e tifoso della Roma, è un avversario della Juve, ma io ho sempre ammirato praticamente la serietà di questa società. Gli scudetti, i campionati e tutto si vincono quando hai una società come questa. Sicuramente sì, ecco. Vincono anche per quello, non solo per quello. Naturalmente, certo. Anche per quello, perché la storia ce lo insegna. E io ci ho giocato per molti anni a Torino, alla Juventus, e mi sono accorto sempre della differenza sostanziale fra la Juventus e altre. Oggi calcio naturalmente è cambiato, ci sono anche molte altre società che sono cresciute naturalmente anche da un punto di vista professionale, di grandi club, naturalmente non è solo la Juventus, ma dobbiamo parlare di Milan, dell'Inter, naturalmente della Roma stessa che sta crescendo, insomma, ci sono tante altre, però
c'è una gestione generale delle cose molto diversa. C'è una gestione manageriale, cioè c'è una gestione sì. A livello di un'azienda. Da quando c'era, adesso io ricordo le epoche passate, quando al timone c'era l'avvocato. Questi di oggi forse non sono proprio alla grandissima altezza, ma l'avvocato era unico, cioè, insomma, però la società era sempre gestita in maniera manageriale, come si dovesse gestire un'azienda, e così si fa strada, altrimenti non c'è niente da fare. Poi la stessa Juventus, anche lei ha avuto dei momenti di difficoltà, insomma, però poi si è ricompattata e non per nulla ha vinto 4 scudetti di seguito in questi ultimi 4 anni. E qui non è che sta succedendo niente perché la Juve in questo momento non è ai vertici del campionato. Voglio dire, può succedere che un'annata nasca storta, no? Poi lo chiedo a lei che è un esperto supremo in materia. Infortuni, squalifiche, incidenti vari, può succedere e non se ne deve fare una tragedia. Cioè, io non lo so, però ripeto, io ho sempre ammirato in quella che è stata per me l'avversaria, perché la Lazio più o meno, insomma, sì, il mio vero derby, vivendo io a Torino, è con la Juve, come lei capisce. Però devo riconoscere che un management così ti porta poi, parti con qualche punto in più, ecco, diciamo così. Comunque, detto questo, io adesso vorrei coinvolgerla un po' in quello che sta succedendo nel campionato di calcio. È un campionato che dopo 7 giornate non ha ancora, come dire, non ha un padrone, se mi permette. Cioè, lei come la vede questa lotta per il titolo? Quali sono, secondo lei, da attento osservatore, qual è le squadre più deputate, secondo lei, a poter lottare per lo scudetto? Non ha un padrone, però ha già delle squadre, già ci dice che ci sono delle squadre che giocano con qualità. Fiorentina e Napoli sono due squadre che stanno giocando un calcio straordinario. Fiorentina sta andando oltre le previsioni, insomma, si aspettava che la Fiorentina fosse in testa al campionato dopo 7 giornate. Penso nessuno. Nessuno. E tra l'altro giocando bene, giocando molto bene. Io l'ho vista quando in 3 o 4 occasioni contro la partita inaugurale contro il Milan, contro l'Inter, l'ho rivista contro l'Atalanta, insomma. Dovete giocare 3 o 4 volte, sempre benissimo, sta raccogliendo quanto meritatamente sta facendo, perché in testa il Napoli è un'altra squadra che ha stentato, è vero, all'inizio, evidentemente Sarri ha avuto difficoltà all'inizio per certi automatismi, eccetera. Adesso sembra che sia una squadra oramai rodata. Domenica o sabato, quando hanno giocato contro il Milan, sì, veramente è stata una mattanza, no? Quindi sotto l'aspetto del gioco già ci sono due squadre, secondo me, che sono Fiorentina e Napoli, che stanno vincendo, cioè sotto l'aspetto del gioco. Fiorentina anche sotto l'aspetto della classifica, perché è già in testa. Poi secondo me c'è la Roma, che va un po' a intermittenza, va un po' a fasi alterne, soprattutto in Champions ha avuto un po' di difficoltà, eccetera eccetera, però è una squadra che, da un punto di vista, a mio avviso, dei valori proprio dei giocatori, è una squadra che può, secondo me, lottare per lo scudetto, e quindi sicuramente rientrerà nella lotta per lo scudetto. Dopodiché le altre mi sembrano un po' indietro, cioè la Juve non mi pare, insomma, quest'anno che possa essere competitiva. È una squadra che deve crescere ancora, sono molti giovani, che sta inserendo piano piano, anche se è già una squadra che sicuramente rientrerà nel lotto di quelle squadre. Ma così come le milanesi. Ecco, a proposito di milanesi, Paolo, l'Inter, che era partita come dire, come una Ferrari, una McLaren, cioè, poi nell'arco di queste ultime 2 giornate è stata un po' ridimensionata, no? Ma l'Inter adesso possiamo dirlo, insomma, perché nonostante i punti che avesse in classifica, le prime 5 giornate le ha vinte tutte, ma le ha vinte sempre soffrendo, vincendo all'ultimo minuto, insomma, con grandi difficoltà. Quindi è una squadra sicuramente con dei valori, perché nessuno glieli toglie, però non mi sembra una squadra obiettivamente attrezzata per vincere il campionato. Non sta giocando benissimo, e questo è un altro punto a suo sfavore, quindi, perché io sono convinto che
attraverso il gioco si possono poi raggiungere anche risultati, ma quando tu non giochi bene qualche partita la puoi vincere perché c'hai giocatori che hanno esperienza, hanno carattere, ma non puoi andare lontano. Io credo che attraverso il gioco poi si raggiungono anche i risultati. E i cugini dei neroazzurri come li vede la banda rossonera? Come li vedo, come non li vedo. Che si vedono davvero poco, ma Milan mi sembra una squadra veramente adesso non costruita bene, insomma, sostanzialmente non c'è un reparto che funziona in questa squadra. San Mihailovic, nonostante la sua proverbiale temperamento, carattere che dà alla squadra, cosa, ha grande difficoltà, cioè, non c'è un reparto che lo vedo attrezzato, cioè in difesa fanno veramente acqua da tutte le parti, ecco, il centrocampo sono molto lenti, è un centrocampo molto compassato, non c'ha dinamismo, manca proprio di dinamismo di davanti, ecco, l'unico reparto c'hanno questo Bacca che hanno preso da Cire, che è molto bravo, ecco, questo è l'attaccante di valore, ma da solo non credo che possa risolvere molte partite. Io penso che sia una squadra che ha bisogno di essere un po' rivista, ha bisogno di morale soprattutto, di fare qualche buon risultato, ma sinceramente io l'ho vista in grande difficoltà sia con la Fiorentina sia contro il Napoli. Io ho visto queste due partite, il Milan veramente sembrava una squadra che faceva da sparring partner, non sembrava una squadra competitiva, insomma. Sì, ma infatti, ma io pure ho visto io il Milan l'ho visto nelle stesse due occasioni in cui l'ha visto lei, ma addirittura contro il Napoli, insomma, con tutto il rispetto dell'attacco del Napoli, ma entravano come il burro, cioè voglio dire, mi sembra una difesa allo sbando, cioè tu non ti puoi, io guardi, io sono stato uno di quelli che non ero contrario al fatto che la Roma cedesse a quel prezzo Romagnoli al Milan, 25 milioni più bonus, tutti a dire la Roma ha fatto un grandissimo errore perché in prospettiva futura e tecnica ti sei privato di un centrale oltretutto mancino che per i prossimi 10 anni era il tuo futuro, però attenzione, sarà anche il futuro, ma affidarsi adesso a Romagnoli e ad Eli, voglio dire, o in alternativa a Zapata, perché Romagnoli domenica, come lei sa, non c'era in quanto vittima di squalifica nella giornata precedente, ma io ho visto gli avanti del Napoli veramente maramaldeggiare, mi sembrava di vedere il Palermo contro la Roma, che la Roma ogni qualvolta attaccava poteva far gol, cioè voglio dire... È andata proprio così, cioè, si notano proprio le lacune di questa squadra in maniera molto evidente, cioè, e quindi si ha l'impressione proprio di una squadra in grande difficoltà sempre, in ogni occasione, come ha trovato una squadra forte come il Napoli, come la Fiorentina. Li hanno regolarmente battuti e poi dico... Voglio dire, a me, io ho detto anche in commento che se il Napoli la domenica sera, Carillon, che non era in una serata giusta, fosse stato all'altezza degli altri compagni di reparto, poteva finire in goleada, cioè, il Milan non ha fatto un tiro in porta, cioè, ma non è... No, purtroppo questo è quanto abbiamo visto tutti, insomma, quindi quello che abbiamo negli occhi è il Milan oggi è una squadra veramente in grande difficoltà. Io mi auguro che si possa riprendere, insomma, perché è un grande club, in qualche modo possa tirarsi fuori da questa situazione, ma per me purtroppo già compromessa. Io non penso che possa stare né per entrare in qualche coppa, né pensare di migliorare un po' la situazione di classifica, ma nulla più, insomma, non penso che possa davvero rientrare tra quelle squadre che vanno un minimo di ambizioni di alta classifica. Senta Paolo, prego Giacomo, prego. Sì, volevo dire, in ambito nazionale, Balotelli, cioè, visto che il Milan non emerge manco Balotelli, Conte come potrà fare per poterlo giudicare e eventualmente poterlo convocare, sempre se è nell'intenzione di Conte di convocarlo? Ma io, da quanto sono riuscito a capire, Conte non l'avrebbe convocato. Lo ha dichiarato, non lo avrebbe convocato nemmeno da sano. Esatto, con tutte le sue buone ragioni naturalmente, perché per meritarsi un posto in nazionale io credo che sia giustificato il fatto che un giocatore debba avere un minimo di continuità. Adesso aspettiamo, che ne so, altre 10 partite,
vediamo se nelle prossime 10 partite giocherà regolarmente, se darà un contributo importante, se farà gol, ne farà tanti. Allora, dopo una valutazione simile, potremmo dire se Balotelli è in grado o no di rientrare all'interno del giro della nazionale. Certo. Siamo qua sempre a parlare di Balotelli, nonostante tutti gli anni ci dimostri che questa continuità non riesce a trovarla. Ma probabilmente, Paolo, se ne continua a parlare perché il tifoso, diciamo, anche il commentatore, vede lì davanti, parlo in questo caso della nazionale azzurra, che non ci sono, diciamo, ecco, non c'è il Paolo Rossi della situazione al centro dell'attacco della nazionale italiana, e forse si parla di Balotelli perché si spera che questo, non lo so, metta la testa a posto, non so, dica lei. Non credo, a questo punto non è neanche più un problema di testa, c'è un problema proprio di considerare le sue prestazioni, punto e basta. Non, a me interessa relativamente se poi fa quello che fa fuori dal campo, non lo so quello che fa. Vabbè, nemmeno io, certo, da quello che si legge. Non ho idea, ecco, se ne combina più di Bertoldo. Però giudichiamo le sue prestazioni, giudichiamolo in campo. Lui fino ad oggi è un giocatore di 25 anni che ha giocato sempre pochissimo, ovunque è stato, ha avuto problemi con gli allenatori che non l'hanno mai dato, al di là di un anno al Milan, ecco, è stato l'unico anno in cui ha dato continuità, poi le altre annate ha avuto sempre grandi difficoltà. Allora, noi diciamo sempre che lui è un giocatore con grandi qualità, è d'accordo, nessuno gli disconosce queste qualità, ma poi deve dimostrarle. Certo, deve dimostrare sul campo con i fatti. Esatto, ma con continuità. Non può giocare una partita sì e tre no. E i giocatori, i grandi giocatori non sono mai stati così. I giocatori importanti ce li hai sempre, ogni partita, per ogni partita del campionato, di coppa, ce l'hai sempre. Poi magari una partita l'anno potranno toppare, potranno essere stanchi, ma le altre partite ce l'hai sempre. Certo. Parliamo di grandi giocatori. Se parliamo di giocatori mediocri, allora in questo momento ci sta anche lui dentro, ma per diventare un giocatore ancora da nazionale e possa ambire a nazionale deve davvero dimostrare ancora molto. Certo. Senta, Paolo, ho tre cose da far ascoltare. Un attimo solo, no, volevo ancora fare una domanda che mi interessava fare all'amico Paolo. Senta, io mi riferisco alle diatribe che stanno sorgendo in questo periodo tra le squadre di calcio italiane, un po' tutte, e le nazionali di appartenenza di giocatori appunto stranieri che giocano in Italia e che vengono addirittura richiamati in patria altamente, adesso dico un termine brutto, fregandosene praticamente di cartelle mediche mandate dalla società. Adesso faccio un esempio della mia squadra. Zeko, distrazione al collaterale del ginocchio, lei oltretutto purtroppo di infortuni qualche cosa ne mastica, perché la sua carriera purtroppo è stata anche infarcita di infortuni che lei ha sempre superato brillantemente. Voglio dire, la Roma dice, ma che no, quelli dice no, noi vogliamo la visita fiscale in Bosnia, addirittura uno che non l'ha né visitata né niente dice sarebbe già pronto a giocare sabato. Ma questo, lo staff medico della Roma ha detto deve essere fermo 3 o 4 settimane e niente, deve partire lo stesso. Jovetic, la polemica con l'Inter, era andato di là a farsi un'infiltrazione, poi smentita perché vabbè tutto. Ecco, all'epoca sua succedevano queste cose, Paolo? Perché lei... No, non c'erano. Oggi il calcio è cambiato anche in questo senso qua, ecco, i calciatori si ritengono più liberi e meno appartenenti, sentono meno il senso di appartenenza alla società e di conseguenza pensano di fare quello che hanno voglia di fare, e nel senso che è così. Però un po' il fatto delle federazioni rispetto alle società di club, queste, un po' c'è sempre stato, insomma, queste difficoltà di, come dire, di condizione, soprattutto di sentirsi, di essere coesi anche sotto l'aspetto per capire se un giocatore è o no in grado di poter giocare, di poter andare, di poter, e qui un po' c'è sempre stato. È che purtroppo quando si acquistano certi giocatori, si sa dall'inizio che possono avere delle
come dire, gli impegni extra con le proprie nazionali. E questo... No, no, ma io quello lo metto in conto, no, ma io no, però voglio dire, la domanda che faccio al grande campione, cioè all'atleta, al calciatore, a Paolo Rossi. Il calciatore è comunque stipendiato dalla società, no? Dal club di appartenenza. Dovrebbe essere lui stesso, per una questione di rispetto verso la fermo restando l'attaccamento alla sua nazionale. Se non è in condizione di giocare, gli deve dire lui: io non gioco. Era questo un po' la domanda, capito? E qui invece mi sembra che questi, dalle notizie anche nella sosta precedente, giocatori che poi dichiarano bellamente, Pjanic che è tornato rotto da là, dice: io mi ero già fatto male durante l'allenamento, c'avevo un ginocchio e una caviglia gonfia, però ho voluto giocare lo stesso. De Vrij, il difensore della Lazio, che ha giocato, parole di Lovati, praticamente del figlio del grande Bob Lovati, che è l'ortopedico di fiducia della Lazio, dice: lo hanno fatto giocare con l'acqua al ginocchio. Cioè, voglio dire, ma è il calciatore che dovrebbe rifiutarsi di scendere in campo, o no, Paolo? Sì, sono d'accordo. Sì, sì, ma è così. Cioè, il calciatore è il primo medico di se stesso. Appunto. Indipendentemente dalle visite, non vede, uno lo sa se è in grado o no di disputare una partita, una gara, un match, insomma, importante con la propria nazionale. Quindi questo è certo, i calciatori ogni tanto vanno un po' gestiti, vanno un po' bloccati, ecco. Altrimenti si prendono tutto quello che si possono prendere, perché il rischio poi è maggiore, fra l'altro, perché giocare quando uno non sta bene, e questo significa mettere a rischio tante cose, non solo la sua incolumità, ma anche poi gli interessi di tutta una società, perché oggi i calciatori sono un patrimonio importante, un patrimonio per la società, per il campionato, per il proseguo del campionato, per i risultati, per i successi. No, no, ma infatti io era quello proprio che volevo, la mia domanda, lei ha risposto come pensavo che rispondesse. Cioè, io lo reputo veramente, cioè, oltretutto questi ormai, insomma, guadagnano delle cifre che, voglio dire, abbastanza riguardevoli. Scusi, ma credo che le società debbano un po' imporsi, però, in questo senso. Cioè, se un giocatore non è in grado di affrontare una trasferta o una gara, questo gli va detto chiaramente da parte della società. Gli va posto il veto, non è che un giocatore dice: vado lo stesso. Ecco, no, ecco, ma io la domanda la faccio adesso al dirigente Rossi, cioè a persona. Ecco, ma una società, ecco, nel caso facciamo l'esempio della Roma, no? La Roma ha mandato la cartella clinica del giocatore via fax alla Bosnia, e dicendo: il giocatore per noi è fermo, deve star fermo 3 settimane. Loro, come federazione, a quanto io ho letto, hanno imposto la partenza del giocatore e la società ha dovuto dire sì. Ecco, questo secondo me che non è giusto. Questo no, adesso non so, qua entriamo nel campo delle regole comunitarie che io non conosco, non so se in ogni caso il giocatore deve comunque rispondere alla convocazione della sua nazionale. Esatto, rispondere alla convocazione, andare, in tal caso uno si fa vedere se il dottore della nazionale, della federazione, emette un giudizio e una diagnosi su quello che ha. Questo penso, probabilmente, che credo che ci sia un po' l'obbligatorietà di rispondere alla chiamata. Ecco, esatto. A meno che uno non abbia. Vabbè, se uno è ricoverato in ospedale. Appunto, è ricoverato, non va. Però a meno che poi il calciatore non chiami o non si sente, guarda, io non sono proprio assolutamente in grado, è inutile che io venga, ma se uno deve rispondere è chiaro che deve andare e quindi deve farsi vedere, comunque passare, come dire, sotto visita medica e poi magari rientrare. Sì, come praticamente nel mondo del lavoro in Italia, dove un qualsiasi lavoratore che manda un certificato medico subisce praticamente la visita fiscale da parte del datore di lavoro, mi consenta l'esempio un po' stupido, no? Cioè, però è così, dici: io ti voglio fare la visita fiscale perché mi voglio render conto se te veramente stai male o meno, ecco, cioè, però cioè, prego. Adesso prego, prego, adesso c'è l'amico Luigi che forse vuol fare una sorpresa. Sì, un piccolo omaggio da parte di Radio Free Station al nostro Paolo Rossi, che intanto saluto, quindi buon pomeriggio al nostro Paolo Rossi. Allora, partiamo subito. Preferisce tornare ancora indietro, è in possesso del pallone, si sposta verso il centro, invita l'azione Caprini che giunge dalle retrovie, è in corsa, è pronta a cacciare un passaggio. Rete degli azzurri! Ha segnato l'Italia con Rossi! Un colpo di testa di Rossi e il pallone è terminato in rete.
Avanza Socrate sbaccando la linea centrale del campo, mette ancora in azione il giocatore di destra Zico, colpo di tacco, sfugge a Gentile, libera Socrate, scende in aria sulla destra, pronto a tirare, rete, ha segnato il pareggio, Socrate verso Leandro il pallone, il giocatore ha messo a terra la palla, la scambia con Toninho Seletto e quindi quest'ultimo dà ancora in avanti, però è Rossi che sorprende la difesa, tiro, rete, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia, Rossi sorprendendo tutti al 25esimo ha riportato in vantaggio l'Italia. Mitico Enrico Ameri. Luisinho che sbava le sue spalle sulla sinistra verso Junior, il terzino infaticabile avanza e controllato da Caprini e ancora in una delle sue scorribande è stato Conte a intervenire a vuoto, manda il pallone sulla destra per Falcao, Falcao è al limite dell'area, è deciso se tirare o no, cerca lo spiraglio, parte tiro, rete, ha segnato Falcao. Parte in questo momento il tiro, Socrates di testa salta insieme agli altri, ribatte Tardelli, rete di Rossi per la terza volta, Rossi tre gol per la terza volta, riporta in vantaggio. Ecco, vabbè. Di Bernd Förster, riprende Oriali, e ancora Oriali a terra. Fallo di Rummenigge, su Oriali, battuta la punizione, grosse di Gentile. Rossi al 12esimo del secondo tempo. Sì, di testa. E non potremmo finire che con questo. Non ci prendono più. Sandro Pertini alla faccia delle etichette. No. Bergomi. Gentile ha finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. E questo è stato un piccolo nostro omaggio di Radio Free Station al grande favorito. Grazie. Omaggio. È un ricordo straordinario, tutt'oggi per me è un ricordo che suscita ancora grandi emozioni. A me mi sono a me Paolo mi sono venuti i brividi, fa parte un po' della nostra vita. E guardi, glielo dice un tifoso della Roma, quel giorno l'avrei ammazzato Falcao. Cioè, per parola d'onore fece un grandissimo gol, ma lo avrei ammazzato Paolo Roberto. Sono molto amico con Falcao, ci siamo visti spesso e volentieri, ci siamo trovati e vedo che è un ragazzo anche veramente straordinario, ma è quel giorno, insomma. Quel giorno poteva pure farmi a me, fece un gran gol oltretutto. Fece un gran gol, ma grazie a Dio non bastò, perché noi avevamo Pablito. E quel Brasile era un Brasile davvero. Mamma mia, è meglio non ricordarli quei nomi, Zico, Socrates, lasciamoli stare, ma cioè un'impresa storica Paolo, veramente. Sì. E niente, e allora con questo ultimo piccolo omaggio, grazie, che spero lei abbia gradito, io le auguro tutte le fortune del mondo per la sua Academy. Grazie. Veramente è stato un onore per noi averla, nella speranza che compatibilmente con il suo tempo e con i suoi impegni anche di commentatore, se qualche volta la dovessimo rinvitare magari per commentare il campionato, a noi farebbe sempre piacere. Volentieri, va bene, grazie mille. Grazie Paolo, buonasera, arrivederla. Ciao.